Reggio Calabria, 'ndrangheta, esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone per omicidio per estorsione. Ecco, 21 settembre 2018, le 3 persone arrestate sono Fioramonte Domenico, classe 77 di Taglianova, la Canacco Mandè Giuseppe Domenico, classe 98 di Polistena, e Santa Iti Saverio Rocco, classe 60 di Seminara. Nella mattinata odierna i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare messa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria di Filippo Aragona, su richiesta della direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, nei confronti di 3 persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di omicidio in concorso, estorsione, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo, con l'aggravante di aver commesso i fatti con modalità mafiosa e per agevolare le attività della cosca di appartenenza. I destinatari della misura sono Fioramonte Domenico, la Canacco Mandè, Giuseppe Domenico, Santa Iti, Saverio Rocco. Il provvedimento scaturisce dalle indagini collegate al più ampio contesto investigativo delineato dall'operazione Ares del 9 luglio scorso, che ha evidenziato la preponderante influenza delle formazioni dell'Andrangheta di Rosarno, provincia di Reggio Calabria, sulle attività delittuose nella piana e nelle preastronutate avviate dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro e coordinate dal procuratore aggiunto Gaetano Calogero Paci e dal sostituto procuratore Adriana Sciglio, a seguito dell'omicidio commesso in danno di Gioffre Fabio Giuseppe, esponente di vertice dell'omonima cosca seminarese inquadrata nel mandamento tirrenico dell'Andrangheta regionale. Il 21 luglio 2018 è incontrata a Monte di Seminare, nel terreno di proprietà in cui svolgeva l'attività di allevatore, il più giudicato Giuseppe Fabio Giuseppe, detto Siberia, veniva ucciso a colpi d'arma da 2 soggetti travisati. Nella quarta rimaneva ferito anche un minore bulgaro, attinto al torace e al braccio sinistro, e nella circostanza il capannone insistente sul fondo agricolo veniva parzialmente danneggiato da un incendio, probabilmente appiccato dagli stessi autori dell'omicidio. Le indagini, niente di altro, essenzialmente basate su acquisizioni di natura tecnica e complicate dal contesto sociale e familiare della vittima, particolarmente omertoso e ostile, hanno permesso di ricostruire la dinamica della guardia di accertare la responsabilità, quale esecutore materiale dell'omicidio in concorso con un altro soggetto in via di compiuta identificazione di Fioramonte Domenico, titolare di un frantoio in Seminara, ritenuto contiguo ai Grasso di Rosarno. Le acquisizioni investigative dei militari dell'arma hanno consentito di inquadrare il grave episodio delittuoso nell'ambito delle dinamiche estorsive poste in essere dai gruppi Laganà e Santa Iti, entrambi attivi nel territorio di Seminara e a tratti contrapposti alla cosca Gioffre, di cui Gioffre Fabio Giuseppe era esponente di rilievo. Adesso continuiamo ancora con la nostra lettura del comunicato stampa, in attesa che poi inizi la conferenza stampa qui al Comando Provinciale dei Carabinieri. Nel corso degli accertamenti, molti svolti per l'operazione Ares, infatti erano state captate una serie di conversazioni ambientali delle quali emergeva che nel maggio scorso i Fioramonte, legati a vincoli di parentele con i Grasso, si erano rivolti al Grasso Rosario per cercare protezione dalle continue e presenti pretese estorsive della Ganà e dei Santa Iti, che stavano strozzando l'attività imprenditoriale di famiglia. Si tratta di 2 estorsioni compiute e documentate in danno dell'impresa familiare dei Fioramonte, reiterate in un ampio arco temporale, oggetto dell'odierno provvedimento in relazione alle posizioni di Laganà, comandante Giuseppe Domenico, e Santa Iti Saverio Rocco. In questo contesto, sin da subito, ha assunto rilievo la figura di Gioffre Fabio Giuseppe, la vittima dell'omicidio, attivatosi autonomamente per portare davanti il Grasso, la cui cosca non operava in Seminara ma si adoperava per il Fioramonte, considerati vicini alla famiglia, i soggetti che avevano commesso estorsione nei confronti dei Fioramonte, ossia la Ganà, comandante Giuseppe Domenico e Santa Iri Saverio Rocco. L'intervento dei Grasso si rivelerà duplice, poiché consistito sia nel chiedere alla Ganà Comandè di non vessare più i Fioramonte, sia nello spronare questi ultimi a reagire duramente nei confronti di ulteriori tentativi di estorsione, potendo
contare proprio sull'autorevole appoggio dei Grasso. Nei confronti dei Santaiti, che rifiuteranno di ridiscutere i termini dell'estrazione perché ritenuti i frutti di accordi pregressi ormai consolidati, i Grasso valutavano di interessare un altro gruppo criminale di spessore, il Bellocco, per convincere i Santaiti a desistere dalle pretese finora attuate. Si tratta evidentemente di un ambito particolarmente insidioso in cui Gioffre dimostrava in maniera evidente una certa disinvoltura e una evidente credibilità, come attestato dai colloqui con il capocosca Grasso Rosario e dall'iniziativa di portare davanti a quest'ultimo Laganà e Santaiti. Il suo ruolo appare però molto complicato e rischioso perché in labile equilibrio tra rapporti obliqui e opachi risultavano sin da subito concreti elementi che facevano intravedere nel suo personale interesse nella vicenda. Il suo personale interesse nella vicenda. È risultato quindi fisiologico che nella famiglia Chioramonte taluni riponessero fiducia nella capacità di mediazione del Gioffre, mentre altri apparivano infastiditi dall'intromissione di quest'ultimo. Conferme nel senso delineato derivano anche da ulteriori acquisizioni successive all'omicidio, quali l'improvvisa interruzione dei rapporti telefonici tra Chioramonte Domenico e il Gioffre, intensi fino all'11 luglio precedente, e una lite fra i due avvenuta al frantoio di Chioramonte la mattina dell'omicidio. La ricostruzione complessiva del contesto in cui è maturato l'evento delittuoso evidenzia come l'omicidio di Gioffre costituisca la reazione sanguinaria della famiglia Chioramonte alle reiterate richieste estorsive ricevute dai mafiosi di Seminara, perpetrate da Chioramonte Domenico con l'evidente scopo di porre fine con tale azione eclatante, così dimostrando di possedere un'analoga capacità criminale alle reiterate ritorsioni subite dalla sua famiglia dai mafiosi seminaroti. In fase esecutiva, inoltre, i militari dell'arma di Gioia Tauro hanno tratto in arresto al termine della perquisizione domiciliare anche Chioramonte Salvatore, classe 85, trovato in possesso di un revolver calibro 38 con matricola brasa a carico occultato all'interno di un armadio del garage della propria abitazione di San Ferdinando. Reggio Calabria, 21 settembre 2018, questo è il comunicato stampa che riguarda l'operazione dell'omicidio Gioffre. A breve seguiremo la conferenza stampa che non vi manderemo in diretta, ma ve la riproporremo fra qualche ora. Per Reggio Calabria, cosa succede? Burocratico, amministrativo, dal punto di vista etico-morale, dal punto di vista